prende formalmente il via nella sala dei baroni al Maschio Angioino la nuova consiliatura del sindaco di Magistris. È qui che si è riunita questa mattina la prima seduta di consiglio comunale alla presenza dei nuovi eletti e della squadra di assessori scelta dal primo cittadino per guidare Napoli nei prossimi anni. In aula, oltre al sindaco, ci sono 39 consiglieri su 40. Manca, ma assente giustificato, Gianni Lettieri. La seduta è presieduta dal consigliere anziano Gabriele Mundo e si è aperta con un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia ferroviaria in Puglia e della strage di Nizza. All'ordine del giorno, come primo punto, la convalida del sindaco e dei consiglieri. Si è poi proceduto all'elezione a scrutinio segreto del nuovo presidente del Consiglio Comunale. Alla terza votazione, con 27 preferenze, viene eletto Sandro Fucito, ex consigliere e già assessore al patrimonio. Mi attendo che il Consiglio possa essere la sponda di una domanda politica e sociale della nostra città, al momento scomposta, ma che reclama spazio, rappresentanza, democrazia, esemplarità. Vivere a Napoli significa sempre fare sacrifici in più, che sia la classe politica locale il monito per un grande rilancio della città che è già nelle cose. La seduta consiliare è proseguita con l'elezione dei due vicepresidenti. I più votati sono Fulvio Frezza e Salvatore Guangi, esponenti di maggioranza e opposizione, e con la comunicazione di ciascun eletto al gruppo politico di appartenenza. È la volta del giuramento del sindaco De Magistris, che indossa la fascia istituzionale e raccoglie il consenso dell'Aula. Ad accompagnarlo nel governo della città 11 assessori, 10 dei quali hanno già preso parte all'esperienza amministrativa precedente. Nuova soltanto la nomina di Daniela Villani, che riceve le deleghe al mare, alla riqualificazione e all'arredo urbano, alle pari opportunità e al contrasto alla violenza di genere. Incrementate le deleghe dell'assessore Alessandra Clemente, che oltre ai giovani, creatività e innovazione riceve anche quella alla sicurezza e alla polizia municipale. Va a Borriello il patrimonio, mentre Panini si occuperà anche di personale e politiche per la casa. Noi vogliamo una città meno diseguale dal punto di vista sociale ed economico e daremo segnali concretissimi sin dal primo momento in questa direzione, dal diritto al reddito, al diritto alla casa e tanti altri che poi ne parleremo nei prossimi giorni. Poi per mantenere una città in vetta come noi l'abbiamo portata, perché la ereditammo mortificata dai rifiuti, depressa moralmente e politicamente e senza energia culturale, c'è bisogno di servizi molto migliori, quindi qualità della vita quotidiana che deve crescere, e questa è la sfida della squadra. Chi non è in grado avrà il tagliando, faremo in questo modo, instaureremo il metodo del tagliando politico, ci saranno obiettivi a breve, a medio e a lungo termine. Il primo tagliando si fa a breve, si fa a Natale, se gli obiettivi non sono stati raggiunti si cambia. La seduta, trasmessa in diretta web sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune, è proseguita col dibattito in aula ed ha visto tra gli altri gli interventi dei neoeletti Valeria Valente, Mara Carfagna e Matteo Brambilla. Il prossimo appuntamento del Consiglio Comunale, che nel pomeriggio ha esaminato la nomina della Commissione elettorale, è dedicata all'approvazione del bilancio prevista per la prima decade di agosto.